Ho visto che ho ricevuto molto stima di affetto. E io quando sono arrivato, in realtà la rapina era già in corso, la banca era già chiusa, io avevo un appuntamento, ho insistito per entrare, tanto che dopo 2 o 3 volte mi è stata aperta la porta perché la ragazza ha ricevuto disposizione da uno dei rapinatori di aprirmi. Nel momento in cui sono entrato, uno di questi 4 rapinatori mi ha afferrato per un braccio e mi ha puntato qualcosa sulla schiena, che per me era un coltellino, forse era una forbice, onestamente non lo so, e mi ha spintonato verso una stanza dove erano presenti già altre 8-9 persone che erano già dentro al momento della rapina, dell'inizio della rapina. Ecco, sono Sono stati stati, violenti? no, assolutamente, sono stati molto. Io ne ho visti 2 su 4 in realtà, perché poi 2 non l'ho visti perché sono scappati prima. E quelli che sono stati, che ho visto io, quello che è stato con noi piantonato davanti alla porta, no, ci ha rassicurato dicendo che non sarebbe accaduto nulla, che loro volevano solamente i soldi della banca e che di stare tranquilli, che a noi non ci avrebbero fatto nulla. E così. Quindi non hanno rubato nemmeno i vostri valori, diciamo, il No, portafoglio e no, altre no, ci cose. hanno sequestrato subito il telefono. Io ho visto che quando sono entrato aveva già in mano il telefono di tutti gli altri, quando sono entrato io ha subito preso il mio che avevo in mano. Ha preso la mia tracolla, qui ho una tracolla con dentro portafoglio, chiavi, eccetera, ma l'ha solo tastata, non l'ha nemmeno aperta per vedere se dentro c'era un altro telefono. Quando ha visto che non c'era nulla, me l'ha ridata e non ha fatto assolutamente niente. Un altro particolare che mi ha colpito di questa vicenda è stato il fatto di aver detto: se fate i bravi, se state tranquilli, non vi facciamo niente perché non abbiamo armi. Dalla vostra anche visione dei fatti, non avevano grosse armi con cui stavano minacciando anche i dipendenti della banca? No, 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 ripeto, da quello che ho visto io entrando dopo, no, ma è confermato anche da chi era già dentro, insomma, non ha, Ecco, tu no, sei non avevano entrato nulla. e ti è stato, diciamo, posto un coltellino con cui poi ti hanno invitato, diciamo, ad entrare in una stanza. Sì, Quanti sì, sì. eravate nella stanza e quanto è durato tutto questo, diciamo, Ah, momento? nella stanza quando sono entrato io saremmo stati una decina. E io sono stato dentro un quarto d'ora, 20 minuti. E loro erano già dentro, da quanto mi hanno detto gli altri ragazzi, da una ventina di minuti. Quindi una quarantina in totale per i primi e una ventina per te. Sì, io sì, Questo. ho preso la fine io della rapina. Anche Beh, certo, se la la ragazza, poverina, ha cercato in tutti i modi di non farmi entrare, la ragazza della banca, devo dirlo, ha cercato in tutti i modi di non farmi entrare, ma io ho proprio insistito per urgenza mia personale e alla fine mi ha aperto. Certo, tu non potevi sapere che lei No, no, non assolutamente. stava cercando di fare il tuo bene, diciamo, Esatto, mi stava cercando di non farmi non vivere lavorare. un'esperienza non piacevole. Sì. I carabinieri poi vi hanno fatto delle domande dopo? Io in realtà sono andato via prima che arrivassero i carabinieri perché hanno voluto il documento e il numero di telefono e saremmo stati ricontattati. So che dopo sono arrivata subito alla polizia scientifica. Quando ci sono ripassato io alle 14:30 c'era ancora parecchio trambusto. Ad ora io non sono ancora stato chiamato. Un altro dettaglio che emergeva anche dalle testimonianze di altri testimoni era il fatto che questi banditi avessero delle parrucche, delle bandane. Anche lei si ricorda qualcosa di particolare nel loro Sì. abbigliamento? Quello che ho visto io meglio, che è quello che mi ha preso quando sono entrato, aveva proprio questa tuta bianca di carta, quel tipo da bianchino, con ora, mi sembrava una bandana, ma forse poteva essere anche una mascherina, onestamente non ne sono certo, occhiali da sole, questo cappello con la visierina, con sotto una parrucca, gli arrivavano i capelli praticamente sotto le orecchie, un castano chiaro, era un ragazzo giovane, avrà avuto una trentina d'anni, parlava con un dialetto siciliano. Ed è quello che a noi ci ha tranquillizzato, perché è quello che è sempre stato con noi, insomma. Ecco, queste scene si vivono solitamente nei Nei film, film. di certo uno non si Esatto, aspetta sembrava di una scena da poterle. film all'inizio. Esatto, ma poi sul momento che cosa ha provato? Quei 20 minuti sono stati per lei i più lunghi della vita? Diciamo che in realtà no, quei 20 minuti sono passati abbastanza veloci, sono sincero, perché comunque eravamo tutti dentro, eravamo abbastanza tra noi tranquilli, ecco. Probabilmente ci siamo fatti un po' coraggio l'un con l'altro, a parte eravamo in silenzio, che nessuno parlava. È quando finisce,
ai pensieri, perché comunque siamo stati per 5 minuti, ci hanno intimato di non muoverci e di non chiamare nessuno quando loro sono usciti. Quindi siamo stati per 5 minuti fermi, i nostri cellulari li hanno praticamente portati fuori dalla stanza dove eravamo noi, quindi noi per 5 minuti siamo stati fermi immobili e lì iniziava a calare, insomma, un po' di tensione. Raccontavamo prima di una signora anziana che era un pochino scossa, sì. E gli altri chi erano? C'erano bambini? C'erano solo adulti? No, adulti, eravamo solo adulti, sì, eravamo solo adulti. C'era solo questa signora che era seduta, sì. Però anche questo rapinatore che era con noi le ha più volte detto di stare tranquilla, che non sarebbe successo niente, che a noi non avrebbero fatto niente, le l'ha ripetuto più volte, sì, sì. Bene, bene, questo è molto importante. Sono sincero. Questo non cambia, non si possono rapinare le banche, ma al di là di questo si può fare con stile, ecco, almeno queste persone sono state le hanno detto che l'hanno domani per la sua commissione. No, ma hai capito qual è la ragione per cui la banca voleva vederti oggi? No. lo riscoprirò domani, devo andare in posta e ammetto di andarci con un po' di paura, però si va assolutamente, ci mancherebbe altro, sono cose che capitano una volta nella vita se si è sfortunati. Speriamo, esatto, non c'è una volta rischio. E basta, esatto. Grazie Federico Viani, grazie Federico.